Benvenuti a Zoom Stile. Siamo giunti alla terza tappa del ciclo Pocket Pair, coordinato da Marta Cereda per Casa Testori. Abbiamo il piacere di accogliere Daniela Persico, che è la nostra curatrice per questa nuova importante mostra per Casa Testori. È una mostra che abbiamo voluto con forza e decisione, che apre in un momento difficile per l'Italia e per il mondo, ma che ha molto da raccontare a tutti noi. Sarà una mostra visitabile, con tutte le attenzioni del caso, ma fruibile in tutta la sua bellezza. Casa Testori è da sempre attenta ai diversi linguaggi dell'arte contemporanea. Questa volta fa i conti con il video e con il film, grazie a due artiste contemporanee che sapranno dire molto al nostro visitatore. Quando sono stata invitata a Casa Testori per allestire una mostra da Marta Cereda, ho subito pensato a due artiste che riflettessero quello che è lo spirito di questa casa. Due artiste che sono nate a Milano, ma che hanno uno spirito cosmopolita. Due artiste che avevano in campo un progetto legato alla casa. E chi se non Testori ci ha fatto capire quanto sia importante una casa, non solo come luogo di mora da cui partire, ma anche luogo in cui ritornare per riconfigurare se stessi. Le ricerche di Micol Rubini e Giulia Bruno ci parlano proprio di questo, di come un ricordo di famiglia possa diventare qualcosa che ci porta a riflettere su una nuova configurazione di Europa. Questa mostra è stata pensata come un work in progress del lavoro delle due artiste. Partendo dalla prima stanza, abbiamo pensato di esporre quelli che sono gli oggetti, i documenti, i libri che hanno costituito la loro ricerca. Da una parte il lavoro di Micol Rubini, che parte dalla riscoperta di una foto familiare. Una foto che era stata poco vista, quella di una casa, la casa natale del nonno dell'artista. Una casa che sta in una località ucraina molto lontana, di cui il nonno aveva tanto parlato, eppure non aveva mai mostrato questa specifica immagine. Da questa immagine parte tutta una ricerca che è diventata anche un film che sarà visibile in collaborazione con MyMovies durante le giornate dell'esposizione della mostra e è diventata, ha dato vita a tutti i lavori installativi che occupano le stanze di Casa Testori. Nella stanza del camino sono esposte due installazioni, entrambe legate ai documenti di trasporto delle merci che la famiglia di mia madre, portò, immigrando in Italia dall'Unione Sovietica. Era impossibile portarsi via, denaro, quindi il denaro fu convertito in un lungo elenco di oggetti. I due lavori sono una rielaborazione, di questi documenti, sull'idea che la lingua non sia univoca. Ovvero, quello che originariamente viene descritto in una maniera non corrisponde più, nell'ennesima traduzione, quindi dall'italiano al polacco e dal polacco al russo. C'è una, pila di carta velina, ho utilizzato la carta velina proprio perché è un materiale povero, da imballaggio, di 23,5 kg, che costituisce il peso mancante di tutto quello che, non arrivò, diciamo, in questo processo in Italia. E ci sono sei display in cui ci sono queste veline, foglie di velina ritagliati con gli elenchi delle parole che non collimano più.
Dalla sala successiva si inframmezzano diversi video che sono in parte legati al film, legato a tutto questo progetto espositivo, La strada per le montagne. Contengono quindi del materiale del film e del materiale che nel film non è più rientrato. Nella sala vicina a quella del camino ci sono alcuni di questi oggetti che sono arrivati fino a me, che ho ereditato, quindi vecchi documenti, fotografie, ma anche pentole e via dicendo. Nell'altra teca abbiamo esposto la ricerca di Giulia Bruno, artista milanese con base a Berlino. Anche la sua ricerca parte da una foto familiare, quella di una vecchia balilla posseduta dal nonno, che ha lavorato attraverso tutta la grande esplosione della Fiat in Italia. Questa storia personale le ha fatto intrecciare tutto il mondo ideale della ricerca dell'esperanto. Giulia Bruno viaggia attraverso il globo e raccoglie testimonianze di quelle che oggi sono gli esperantisti, un'utopia del nostro passato che è ancora presente nei paesi in ricerca di un'identità. Qui a Casate Story, grazie anche all'invito di Daniela Persico, porto in mostra un mio progetto di ricerca che dura da 6-7 anni, relativo al linguaggio e nello specifico al linguaggio come atto tecnologico. In mostra, nell'altra cucina, ho un film, Artificial Act, che è un po' una ricerca per un film, attraverso una serie di interviste, osservazioni fatte in giro per il mondo in questi 7 anni, intorno a questa ambiguità che verte tra linguaggio come atto colonizzatore, come atto naturale, come atto artificiale. In realtà il progetto di ricerca nasce dal mio interesse per la Fiat, e dall'aver scoperto che negli anni 60-70 la Fiat utilizzava per andare oltre il confine, quando internet non era diffuso e non era stato inventato e l'inglese non era diffuso, veniva utilizzato l'esperanto, cioè la Fiat decide di fare dei manuali tecnici e dei video in esperanto con musiche di Ennio Morricone. E questo ha dato l'innesto a una serie di step e di capitoli e di ricerche, che poi sono un attimino in questa fase di note per appunti, ricerche per un film, Artificial Act. Nella cantina c'è un video, appunti per un film ucraino, in cui ci sono raccolti quattro racconti. Dei due protagonisti del film, un anziano partigiano e un tassista, di un importante letterato contemporaneo ucraino, che è proprio di quelle zone, e dell'uomo che ha diretto questo centro scout in cui è girato, ormai abbandonato, in cui è girato proprio il film. E questi racconti parlano dell'eredità della memoria di quello che rimane oggi di questo luogo, e delle paure che in un qualche modo si riproiettano nel futuro. А він так забирав вагон людей, а потім самоліт і вивозив Магадан. А там вже океан є через Магадан. А вже після відчині Великої Другої світової війни, десь уже в 45-му році, потім в 50-х роках, ця територія була віддана дітям. Тобто на місці колишнього курорту був створений
città. Il progetto del linguaggio si sviluppa, è ancora un progetto in ongoing che ha avuto diverse fasi di ricerca. In occasione dell'anno della cultura europea, tenutasi a Matera nel 2019, ho avuto l'opportunità di approfondire un altro topic legato al linguaggio. Nello specifico ho potuto osservare un paese, San Costantino Albanese, in Basilicata, dove si parla l'arbresh, ovvero una sorta di cristallizzazione dell'albanese. Ho avuto l'opportunità di collaborare con Nicola Scaldaferri e nell'altra cucina, dal suo archivio personale, vengono presentate tre note orali che venivano, queste cartoline sonore, erano inviate da abitanti che migravano in America e che mandavano dei contributi sonori al proprio paese. Sulla base di questo spunto ho sviluppato un... mi sono interrogata sul lato tecnologico e quindi ho creato un dispositivo raccoglitore attraverso l'utilizzo del WhatsApp per vedere in realtà come il linguaggio viene oggi modificato, mandato in modo istantaneo, attraverso racconti, attraverso le note vocali, come cambia, come viene disgregato, cioè il fenomeno di frammentazione del linguaggio. Come in un lungo avvicinamento a un luogo tanto agognato, come in una sorta di assedio, l'ultima stanza accoglie quelle che sono alcune delle immagini del film vero e proprio, in parte no, ma rimontate in modo da dare la sensazione di quello che è un tentativo infinito di raggiungere un luogo, un tentativo che risulta per forza di cose fallimentare, proprio perché il luogo che si cerca di raggiungere è il luogo della memoria. Quindi da un lato c'è questo video, la ronda, e c'è uno schedario rotatorio in cui sono collezionate le immagini di cui mi sono servita per 7 anni, proprio per costruire quello che era l'immaginario del film, raccolte diciamo per argomenti tematici. L'Atlante linguistico italiano ha sede a Torino, nell'Università di Torino, ed è un progetto sviluppatosi durante la guerra di raccoglimento di tutte le espressioni dialettali in Italia, commissionato durante il fascismo per la realizzazione dell'italiano. Ugo Pellis andava in giro per tutti i paesi d'Italia con delle cartoline, perché l'immagine era il dispositivo universale per arrivare all'associazione di un significato, e attraverso questo venivano raccolte, venivano create delle mappe geografiche. Nella veranda abbiamo un'intervista sviluppata con Paola Raeli, all'Atlante linguistico italiano, in cui viene tutto spiegato questo
incredibile sforzo di costruzione di queste mappe geografiche. E poi abbiamo dei contributi, mi è sembrato importante omaggiare Testori e Pasolini, in cui come contributo c'è appunto questa precisazione di come la tecnologia è entrata nel linguaggio italiano, cambiandolo. Attraverso l'invenzione della tecnologia il linguaggio cambia. Quindi c'è un suo contributo e una serie di fotografie. Nell'ultima sala invece presento Ripetizione spaziata, che è stato montato con Giuseppe Ielasi, filmato su campo con Paolo Araeli, ed è un piccolo racconto, come ho introdotto prima, di questo rito che avviene a San Costantino Albanese, che è un po' tra il sacro e il profano. Vengono costruiti dei pupazzi che durante la festa di maggio vengono fatti esplodere. La ripetizione spaziata per me rappresenta un input di ricerca per andare a osservare dove sono i nodi cruciali, di che cosa significhi l'identificazione culturale, identitaria, dov'è la necessità e come si sviluppa la ricerca di identificazione attraverso la lingua, attraverso il rito, attraverso l'immagine. La cosa che torna è che l'immagine diventa un collettore di un universalismo. E su questo ancora credo che la mia riflessione artistica sta ancora facendo diverse tappe di riflessione. Un'altra cosa che per me è stata molto interessante quando sono stata a San Costantino è scoprire che in reverse l'italiano era qualcosa che si apprendeva dalla televisione, cioè da Mike Buongiorno, perché loro istintivamente parlavano in Arbëresh, cosa che ancora attualmente è insegnata a scuola. E il mezzo televisivo, il mezzo tecnologico, il mezzo artificiale, l'invenzione della macchina da scrivere, che è un contributo importante presente in Artificial Act, sono tutti temi che ricorrono nella mia ricerca e da cui sono ossessionata, come continuo ritorno al fatto che il linguaggio sia un atto tecnologico. Quello che mi interessa raccontare col mio lavoro è tutto quello che rimane al di fuori delle narrazioni ufficiali, tutto quello che sfugge al racconto della memoria collettiva e individuale. Il linguaggio diventa atto di potere, diventa atto di contatto, diventa lingua franca, diventa immagine, diventa scambio, baratto, necessità economica, diventa dépliant, diventa potere. E questi sono i temi che ricorrono nella mia ricerca e che sono ancora ongoing. Mico Rubini e Giulia Bruno sono due artiste che in questo viaggio in casa Testori partono da quelle che sono le utopie del Novecento, qualcosa che ci sembrerebbe ormai passato, estremamente lontano, e che nel loro viaggio viene totalmente riconfigurato e dato alla contemporaneità in una nuova chiave, in una nuova luce. Venire a Casa Testori vuol dire fare i conti con la storia e con la contemporaneità. E questa è la più grande ricchezza che possiamo offrire al nostro pubblico. In questi mesi Casa Testori ha fatto di tutto per essere vicino a voi attraverso il web. Questa mostra ci dà un'occasione nuova e importante perché la bellezza arrivi fino a voi. È tutto, arrivederci alla prossima puntata di Zoom Stile.